Sì, si parla di ecologia integrale, quindi ormai stiamo tutti capendo un po' faticosamente che c'è un legame molto stretto tra quello che noi facciamo, la nostra economia, il nostro modo di produrre, di muoverci e l'ambiente, cioè l'ecosistema dentro cui viviamo. Questa è una nuova consapevolezza, la Chiesa col suo linguaggio l'ha sempre saputo e adesso è il momento di aiutare questo mondo a questa transizione che non è solo tecnica, ma prima di tutto è culturale e antropologica. Si può partire da cose molto concrete, tipo l'eliminazione della plastica, piuttosto che cercare di intervenire sui consumi energetici o cambiare le nostre abitudini della mobilità, cosa che possiamo fare tutti. Ma poi naturalmente il tema di fondo è invece la consapevolezza che col linguaggio del secolo scorso avremmo detto personalistica, che noi siamo in relazione, e cioè che non esistono degli io che possono fare quel che vogliono e non succede niente. Noi siamo esseri in relazione gli uni agli altri e all'ambiente. Questa è una consapevolezza che le parrocchie possono aiutare a conquistare.